che cosa il sacerdote sta facendo dall'altra parte, quindi scandisce i vari momenti della liturgia. L'icona sempre del Cristo pantocratico, l'icona di Maria Theotokos, quindi come madre di Dio, qui in mezzo hanno messo l'Annunciazione, poi San Gabriele, l'Arcangelo Gabriele e San Giovanni Battista. La chiesa è dedicata ai 10 lebbrosi, qui davanti c'è sempre, in tutte le chiese ortodosse, serve come un calendario, l'indicazione, in questo caso sopra della chiesa e sotto del periodo liturgico che si sta vivendo o della festa che si sta vivendo. L'ordine di icone superiore invece sono tratte dai Vangeli, episodi della vita evangelica, e in alto il Cristo. Qui non c'è ancora la Madonna e San Giovanni, c'è solo il Cristo in croce. Dietro c'è l'altare. Questo è il trono, chiamiamolo così, la cattedra, è una delle poche cattedre di epoca pre-crociata, in pietra. La maggior parte di delle cattedre che voi trovate nelle chiese ortodosse sono in legno, questa è ancora in pietra scavata o scolpita e inserita nella struttura. Questo è quanto c'è da vedere. Poi fuori, a parte questo giardinetto, più in là ci sono due pozzi che venivano, dicono, usate come rifugio dai cristiani quando c'erano le persecuzioni, fungevano un po' da catacomba, così. E poi sì, si ricorda un altro santo, un San Giorgio, che non è quello del drago, ma insomma un bambino che era un po' discolo, abbandonato dalla sua maestra, mentre ha portato tutti gli altri in gita, lui si è pentito, insomma, un po' di storie particolari. Io credo che però la cosa che ci interessa è questo episodio del Vangelo e, a mio parere, seguendo anche il suggerimento del parroco di Genin, considerare questa la chiesa del ringraziamento e anche noi magari fare una bella preghiera di ringraziamento che per tutto quello che abbiamo, perché se noi ci guardiamo intorno scopriamo che è molto di più quello che abbiamo che di quello che ci manca eventualmente, che sicuramente è superfluo. Ho chiesto prima i dati della popolazione. Questo è un villaggio con 1000 abitanti, 900 e passa sono musulmani, 72 sono cristiani, quindi non 50 famiglie ma 72 persone. Le chiese le usano sempre solo i cristiani, qui viene non di domenica ma di venerdì, quando può il sacerdote ortodosso a celebrare. Ecco, leggiamo questo episodio che è riportato solo dal Vangelo di Luca, capitolo 17 al versetto 11. Vedete che inizia durante il viaggio, e quel famoso viaggio abbiamo visto ieri sulla e dopo il tavolo decise di intraprendere questo viaggio verso la Pasqua, dopo che ha parlato con Mosè ed Elia del suo esodo a Gerusalemme, dopo che il padre lo ha confermato e ha invitato i tre ad ascoltarlo, allora inizia questo cammino. Siamo verso la fine, il cammino inizia nel capitolo 9 di Luca, finisce al 19, quindi siamo verso la fine. Ebbene, durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Siamo partiti dalla Galilea in Samaria. Entrando in un villaggio, gli venne incontro 10 lebbrosi, i quali, fermatisi a distanza, lo imponevano legge, se no contaminavano gli altri, rendevano impuri. È diverso il nostro concetto di purezza. Il nostro concetto di purezza è legato al cuore. Per gli ebrei, se uno di voi è mestruato in questo momento, rende tutti voi impuri.
per la legge ebraica, basta una donna mestruata in questo istante e non dovrebbe muoversi, la donna mestruata deve stare a casa per non rendere impuri gli altri. Ecco perché le donne non vanno in sinagoga, non vanno al tempio. A distanza, alzata la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Ecco la prima preghiera. Appena le vide, Gesù disse: andate, presentatevi al sacerdote. E mentre essi andavano, furono sanati. E uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un samaritano. Quale? Impuro. Uno che ha tradito la legge, una razza impura. Ma Gesù osservò: ma non sono stati guariti tutti e 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato chi tornasse, lo diciamo in greco, a fare eucaristia, rendere grazie, il verbo è eucaristia, il verbo dell'eucaristia, dal rendimento di grazie. All'infuori di questo straniero, e disse: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Capita spesso nel Vangelo che qualcuno ottiene la guarigione, Gesù non la tira via, ma la guarigione è segno di altro, di fede. Ecco, raccogliamo allora queste due preghiere, la preghiera della misericordia: Dio abbi pietà di noi, abbi misericordia di noi. E l'altra preghiera, la preghiera dell'Eucaristia, del rendimento di grazie. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, oggi appunto Natale, la celebriamo nel rendimento di grazie.